Buongiorno a tutti, io sono Andrea Dalisca, sono direttore generale di Decra. A differenza di chi mi ha preceduto, non scendo in platea e non sto sul podio, perché non voglio fare il professore accademico che sta dietro al bancone, ma voglio controllare la sequenza delle slide che vi mostrerò. Io parlerò di dati di mercato, soprattutto di quello prospettico, di che cosa potrebbe accadere nei prossimi anni, quindi piuttosto che guardare il mio faccione, è importante per voi vedere le slide che vi mostro. Allora, intanto c'è una premessa che potrebbe sembrare magari un po' polemica, però sentendo anche chi mi ha preceduto forse non sono tanto lontano dalla realtà. C'è un'opinione abbastanza diffusa che per gestire un centro di revisione basta avere, molto sinteticamente, chiaramente la linea di revisione o più di una, i PC con il software omologato, il responsabile tecnico. Ora, per come la vedo io e per l'esperienza che ho di centri veramente gestiti bene, che conosco, questo concetto di avere semplicemente una linea di revisione, PC, responsabile tecnico, è un concetto per chi ha come obiettivo la mediocrità. Quelli che sono vincenti, che conosco io, che fanno veramente tante revisioni e le fanno bene, e le fanno in maniera organizzata, hanno un'altra filosofia. Come si è potuto vedere, MCCNet 2 e il mercato, per i dati che vi farò vedere, saranno una minaccia, a mio avviso, per i mediocri, per quelli che fino ad oggi hanno cercato le scorciatoie. Ma per chi invece non si accontenta di partecipare ma normalmente ama vincere, io non sono da anni più uno sportivo, ma quando facevo gare, soprattutto di sci, non andavo per partecipare, andavo per vincere. Poi mi scontravo con quelli di Sondrio, di Bergamo, del Trentino molto più forti e quindi stavo indietro. Però la mia testa era quella di andare a vincere. E lo stesso dicasi, penso, nel business. Ora, io ritengo che chi ha deciso di alzarsi la mattina presto di domenica e venire qua non ha una mentalità da mediocre. È un imprenditore che ha una testa diversa, una testa di quello che vuole sul mercato fare qualche cosa di serio e di importante. Quindi secondo me l'obiettivo che abbiamo tutti oggi è quello di qualcosa di più della mediocrità. Ora, ritengo quindi che come se siete oggi, qui, adesso, è perché sapete che un imprenditore, per competere con successo, deve prima investire il proprio tempo, ed è quello che state facendo questa mattina, per informarsi, documentarsi, studiare e capire. Quindi dopo potrà investire, dopo che avrà avuto queste informazioni, investire denaro in modo ponderato e mirato per dotare la sua azienda dello stato dell'arte, delle attrezzature e affrontare il mercato, che è stato anche in parte detto, con altre parole, da chi mi ha preceduto. Prima di investire soldi, informatevi bene. Ora, per aziende come Decra e Tecnosystem, il compito è quello di aiutare l'imprenditore a massimizzare il ritorno dell'investimento nel tempo e nel denaro che investe per il centro di revisione. Oggi qui state voi in particolare investendo in formazione e documentazione, e quindi vorrei darvi qualche informazione sul mercato attuale e su come evolverà. Vediamo un po' di dati storici. Voi sapete che il mercato ha una tendenza altalenante, famosi anni pari, anni dispari. Questo fino a tutti i rettangoli gialli è praticamente l'andamento dal 2004, non vi ho messo dal 96 a oggi, anche perché i primi anni erano molto falsati per quell'imbuto temporale che è stato creato portando in revisione tutti, quando si è passati dalla revisione decennale al sistema 422. Quindi ci sono stati i primi anni in cui veramente avevamo dei picchi spaventosi, delle differenze anche dell'ordine di 5 milioni tra un anno e l'altro di veicoli revisionati. Nel tempo, con in particolare il discorso delle radiazioni dei veicoli più vecchi, questi picchi, queste distanze stavano andando a e si stanno attenuando, però per anni sono rimaste notevoli. Il 2013 è stato probabilmente l'anno più alto di sempre. Abbiamo toccato 13.881. Qua stiamo parlando di autoveicoli, quindi auto e commerciali fino a 3,5 tonnellate. Per le moto e motocicli vi farò vedere alla fine giusto una slide di informazione.
Quello che si nota è intanto che i divari, i picchi, le differenze tra anni pari e anni dispari si stanno attenuando, perché abbiamo intanto dei valori così alti. Qua abbiamo ancora sfruttato i benefici delle rottamazioni, degli ecoincentivi che dal governo Prodi, poi con quello Berlusconi negli anni, si sono succeduti. Chi si ricorda nel 2007-2008 quando sono arrivati questi ecoincentivi, 1 milione di vetture sono sparite, e quell'anno per noi in Decra è stato sicuramente un anno molto di tensione, perché vedere sparire dal mercato 1 milione e non era certamente una bella notizia. Ci siamo detti: bene, recupereremo però tra 4 anni, quando queste nuove immatricolazioni andranno in revisione. In effetti il mercato ha mantenuto la promessa, nel senso che il mercato ha continuato a crescere. Estrapolando i dati, facendo delle proiezioni, giusto per così, a titolo informativo, calcolare il mercato della revisione è abbastanza semplice, dico abbastanza. Si tratta di andare a considerare le revisioni, o meglio, si parte dall'immatricolato di 4 anni fa, quindi le vetture che devono andare per la prima volta in revisione. Si aggiunge il revisionato di 2 anni, dei 2 anni prima, del biennio precedente, e si sottraggono le radiazioni note o comunque stimate. Normalmente poi noi ci siamo inventati si chiama fattore K, un fattore correttivo, perché non sempre le stime poi corrispondono con la realtà, anzi mai. C'è sempre un 2% di scarto più o meno tra quello che uno stima e quello che è poi dopo la realtà, e questo 2% possono essere vetture che sono state rubate, esportate, non ancora registrate come radiate, altri motivi, oppure semplicemente gente che dice: io la revisione non la faccio. Comunque, sul lato destro voi potete vedere in verde le stime che noi riteniamo sarà il mercato dei prossimi anni. Il 2014 come anno pari è più basso dell'anno scorso, però rimangono sempre dei volumi interessanti. Siamo sempre sopra i 13 milioni, 13 milioni e mezzo, anzi addirittura il 2015, per un strano effetto, sarà l'anno più alto di sempre, se questi valori sono corretti e se il mercato della rottamazione, se il fenomeno della radiazione non riprenderà in maniera virulenta come è successo l'anno scorso. L'anno scorso, per la prima volta da quando esiste il mercato dell'auto in Italia, le radiazioni hanno superato le immatricolazioni. Se il mercato riprende, il fenomeno è un punto di domanda, sarà da capire chi ha una macchina, se la vorrà cambiare o meno. Comunque, sostanzialmente, non è un brutto mercato, anzi, parlare di 14 milioni, 13 milioni e 3, 13 milioni e mezzo, è un gran bel... Sono dei volumi sicuramente interessanti. C'è un po' però, chiamiamolo rovescio della medaglia, che poi dipende dal punto dei punti di vista. Ecco. Il numero dei centri è in stabile e costante crescita da anni. Parto anche qui dal 2004, e già tra il 2002 e il 2004 i balzi sono stati notevoli. Io sono entrato in Decra nel marzo del 2002, al tempo mi ricordo che stavo cercando di capire cosa accadeva, e chi era esperto del mercato mi veniva a dire: ah, i centri sono troppi, sono circa 3.000, sono una cifra assolutamente fuori dal mondo. 2 anni dopo erano già 5.290. Le accelerazioni si sono avute dal momento in cui la tariffa ministeriale è passata da 25 euro più o meno ai 45 attuali, tralasciamo tasse e imposte varie. Prima si chiedeva quanti erano, allora a giugno sono 7.778, dati ufficiali del Ministero di Motorizzazione di Roma. Sono dati pubblici che chiunque poi può richiedere. Se guardate bene, i numeri nelle caselle gialle sono su una linea, su una curva che è spaventosamente costante, che vuol dire che è un trend che continua a crescere. Non è nulla di sicuro, però se continuiamo con questo trend di crescita, nel 2017 i centri avranno raggiunto la cifra di quasi 9.000 unità, che non sono poche. Però il mercato è alto. Ora, la domanda che noi ci siamo chiesti è: come mai c'è questa corsa ad aprire centro di revisione?
È un fenomeno che abbiamo cercato di studiare per anni, anche perché se uno inizia a fare un ragionamento dice: è vero, il mercato è alto, però i centri crescono, quindi se io faccio la media del pollo di Trilussa, il valore medio per centro tende a scendere. E allora che cosa sta attirando? Noi ci siamo dati una possibile spiegazione. Allora, qua vedete in questa tabella i volumi, come è cresciuto il mercato negli anni. Mi sono limitato al 2008 in questo momento, cioè da dopo l'aumento di tariffa. Il trend dei centri che vedete, qua si vede, riesco a muovere qualcosa, sì, questo è il trend dei volumi, qua abbiamo il trend dei centri, questo è il revisionato medio, e come vedete tende a scendere. Quindi uno dice: ma perché c'è questa corsa? La risposta secondo noi è data dal combinato tra il fatturato delle revisioni e il fatturato del cosiddetto indotto. Abbiamo fatto delle stime, chiaramente non è un valore assoluto, non ha la presunzione di essere un valore assolutamente certo, però è un incrocio tra i dati che Osservatorio Promotec pubblica ogni anno sul mercato della revisione e sull'indotto che ne deriva, e delle informazioni che riceviamo dal nostro network, dove ogni tanto facciamo così delle indagini campione per capire a ogni revisione quanto può corrispondere in termini di pre-revisione o comunque l'attività di interventi d'officina. Questo è quello che interessa a molti, soprattutto quello che sta attirando operatori che per anni hanno snobbato il mercato della revisione, cioè le case auto. Con l'esclusione del 96, quando Fiat ha deciso insieme a Decra di realizzare il network Decra Revisione, le altre case auto, ne cito solamente due di quei che mi ricordo: Ford, perché ci lavoravo e andavamo a parlare con i concessionari perché aprissero un centro di revisione, e BMW, non so per quale motivo, avevano puntato sul tema revisioni presso i concessionari. Poi, una volta che alcuni concessionari o quasi tutti hanno installato la revisione, è un argomento che è sparito completamente dalle case auto. Noi che con Fiat siamo stati in collegamento per tanti anni, e ancora oggi il collegamento c'è, abbiamo visto che era diventato una qualche cosa assolutamente di irrilevante. Adesso invece stanno riguardando questo mercato. Perché? Perché il valore interessante è il valore complessivo di revisionato e l'indotto. Gli anni migliori sicuramente non sono stati questi, ci sono stati anni migliori in termini soprattutto per le revisioni in passato, però stiamo parlando di 2 miliardi e mezzo, e soprattutto il grosso, quasi 2 miliardi tra ricambi e interventi d'officina, quindi ricambi e manodopera, sono valori, come ripeto, stimati. E questo è uno dei motivi per cui noi diamo una spiegazione su questa, sul fatto che la revisione è diventata un po' il miele per le mosche, dove un po' tutti cercano di entrare. Giusto per dare un raffronto, fin tanto che era 25 euro, la tariffa era prima del passaggio a fine 2007, le revisioni erano comunque alte, il numero di centri era sicuramente più basso, però i valori complessivi erano ben distanti. Questo è un po' il motivo della crescita che oggi un po' tutti assistiamo. Cosa succede? Come dicevo, quindi il rovescio della medaglia è vedere che c'è una tendenza di calo sostanziale per, qua stiamo parlando di revisioni medie, il che non vuol dire che è un valore assoluto. Certamente è un aspetto che sorprende, al di là di chi parte da le start-up, chi parte il primo anno, i primi due anni, che chiaramente non può farne tantissime. Quello che sorprende è comunque che da dati sempre che riceviamo da motorizzazione da Roma, circa un 50% dei centri italiani performa sotto le 1000 unità. Ancora di più, questo ci spiega che l'aspetto indotto è l'aspetto che effettivamente interessa, perché altrimenti, se fosse pura e semplice revisione, non avrebbe senso per sé di continuare a farla. Giusto per non togliere le ultime, giusto per dare informazione, per chi fa anche moto, questa è l'ultima slide, è un po' colorata, variopinta, comunque ve la spiego in fretta. In verde è la somma tra le linee azzurre e le linee rosse, le linee blu sono le moto,
quella rossa sono i ciclomotori. I ciclomotori stanno sparendo. I dati non sono precisi perché la stessa associazione dei costruttori di cicli e motocicli stima ogni anno che spariscano 100.000 motorini, cioè vengano radiati o comunque non vadano più in circolazione. Quindi è un trend continuo di calo, ma altamente stimato. Sulle moto, invece, essendo immatricolate, è più facile determinarlo. Il mercato rimane ancora alto e interessante per il tema moto, dove però anche lì vediamo che le differenze tra centri di visione auto e moto o solo auto ormai si sono ridotte al minimo, quasi tutti tendono a fare entrambi gli interventi, entrambi i tipi di ispezioni. Conclusioni. Allora, se il vostro obiettivo è successo e non la mediocrità del vostro centro di visione, se vedete NET2 come un'opportunità e non come una minaccia, se siete disposti a investire denaro per dotare il vostro centro di visione con attrezzature che rappresentino lo stato dell'arte e informazione per voi e il vostro personale, allora continuate a investire tempo come imprenditori per informarvi, documentarvi, studiare e capire. E se possibile fatelo con i partner giusti. Grazie per l'attenzione. Ringraziamo quindi Andrea Dalisca di Decra. Sì, buongiorno. Volevo chiedere, si può modificare una prova fari, diciamo, con l'avvento del NET2? Cioè una prova fari che non viene regolare, metterla regolare. L'esito della prova deve arrivare dalla strumentazione, quindi la risposta è questa. Se i dati rilevati dalla strumentazione sono di una prova negativa, l'esito non può essere modificato manualmente. Buondì, volevo sapere se c'è stato un errore di emissione dei dati nel PC prenotazioni, che so, un benzina anziché diesel. È possibile poi modificare qualcosa o bisogna annullare la prova? Allora, sul PC prenotazione si possono modificare, sono già state conseguite delle prove per questa targa oppure no? No, io ho immesso i dati, supponendo di immettere i dati, e c'è un piccolo errore che può essere uno scambio tra un benzina e un diesel. Vado sul PC stazione e mi ritrovo che ho un errore. Lo posso modificare quell'errore o...? Si possono modificare, le prove vanno comunque rifatte, annullate le precedenti. Su PC prenotazione, PC stazione, non all'interno, non si possono modificare dati all'interno delle singole dei software che gestiscono le singole prove. No, non ci siamo capiti. Cioè io, quello che voglio dire, se vado giù e mi accorgo che è stata registrata come un benzina e poi in realtà è un diesel, e cosa devo fare in quel caso? Se se ne accorge sul PC stazione, intende? Prima sì. Di lanciare le prove? Sì. Deve correggere la... Deve rifare l'emissione e correggere il dato che riguarda il tipo di alimentazione. Ma dove? Sul PC prenotazione o sulla... Anche sul PC stazione. Quindi qualcosa, qualche modifica la si può fare lo stesso? Solo su questi due software. Non può farla all'interno... Quando lei lancia la prova, per esempio, dei diesel, vabbè, in questo caso è già sbagliato di partenza. Ma supponiamo in un altro test, in quello dei freni, ha... notato che ha inserito un dato sbagliato, la macchina in 4x4 non l'ha segnalato, per esempio, deve annullare quel lancio di prova, modificare nell'ambito del PC stazione il dato inserendo il 4x4 e rilanciare la prova. Non può più farlo all'interno del test freni. Così come si diceva prima, il limite K dell'opacimetro. Deve farlo a priori, non durante la prova. E invece per quanto riguarda il discorso delle gomme da neve, con l'indice di carico che finché è dentro la stagione può circolare con un indice di carico più basso, poi in quel caso lì come ci si comporta? Risposta come polizia stradale. Dunque, se circola con gomme da neve, nel periodo in cui c'è l'obbligo delle gomme da neve può circolare con l'indice inferiore di una categoria. Con l'indice di velocità. Sì,
se circola nella stagione invernale, nella stagione, nel periodo in cui deve circolare, può circolare con il valore inferiore. Se circola durante il periodo estivo, la gomma è considerata regolare se ha tutte le caratteristiche uguali alla gomma normale. Nessuno può vietarglielo, ne consuma di più. Chiaramente con l'asse, no, che c'ha una gomma di un tipo e una di un'altra. No, può circolare come da neve, anche d'estate. Può circolare, può avere l'indice come se fosse una gomma normale. Nel sistema l'introduzione è semplicemente un inserimento manuale, non viene fatto un controllo su quello che ciò che è ammesso o non ammesso. Voi siete tenuti a riportare i dati nella pagina di immissione adeguata, per cui poi le informazioni e la valutazione che dovete fare ricade su il responsabile tecnico. Appunto, dico, se c'è la circolare, allora è normale che vuol dire che non può essere scritto sul libretto. Certo che no, perché è una circolare più vecchia, quello che è, però è normale che come responsabile tecnico quello dovete sapere. Per cui se è corretto l'inserimento, cioè se è corretto l'utilizzo di quel pneumatico durante quel periodo, voi mettete quello che è corretto, anche se non è riportato dal libretto di circolazione, come è giusto che non ci sia. Non ho detto questo, io non ho detto che non è valida, perché la prova dei pneumatici è manuale. Ho detto fate attenzione, controllate voi che quello che inserite corrisponda a quello che c'è scritto sul libretto. In questo caso, fatemi finire, in questo caso non corrisponderà, ma sapete benissimo il motivo. Per cui se qualcuno ve lo contesta, avete la circolare che dice possono montare un indice diverso perché sono pneumatici invernali, punto. Cioè, non è che non dobbiamo prendere paura che adesso con il neduto tutto quello che facciamo, aiuto, vengono qua e mi fanno chiudere. No, attenzione, c'è naturalmente un limite a tutto, però bisogna conoscere bene quello che si può e non si può fare. Ok? Il sistema è normale che già l'inserimento di una prova visiva, come quella della verifica dei pneumatici, averla messa come esito, già non si è capito bene il motivo, perché tra l'altro la puoi fare, non l'abbiamo precisato prima, con qualunque strumento uno abbia a disposizione, un micrometro, un metro, io dico anche una moneta, tanto è il responsabile tecnico che dice il battistrada è 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,85, non c'è una strumentazione collegata al PC stazione che attesti quello che, ma è il responsabile tecnico che firma. Ok, per cui se il responsabile tecnico firma che l'indice è diverso perché siamo in inverno e perché in quella vettura è concesso l'utilizzo di quell'indice, di quel pneumatico, punto. L'ingegnere che esce, se glielo contesta, è normale che il responsabile avrà la lettera, la circolare e la testa che può montarlo, punto. Buongiorno a tutti, scusate, a me fa piacere sentire queste cose perché voi vi date da fare per questi miglioramenti. Però un po' diciamo il cervellone di Roma ci sta mettendo a tutti a zero. Non si può avere un'azienda e il cervellone non funziona. Fa delle giornate di sospensione, per cui voi dovete dirglielo a questi signori. Voi vi fate in mille per fare questi strumenti più moderni e via. Che io è da anni che lotto per questa cosa. Io vi ringrazio per la vostra, diciamo, chiarezza, e vorrei fare altre due domande. Io non capisco perché i colleghi di revisioni reclamano che non hanno il lavoro e fanno revisioni, ma perché non le fanno le revisioni? Se io boccio una macchina per i freni, per le gomme, per la carrozzeria, è un lavoro che loro fanno. Noi abbiamo solo un centro esclusivamente per revisioni, non mettiamo un cacciavite, non mettiamo niente, però dovremmo lavorare al 90%, lavoriamo al 40%, perché noi li cacciamo via. Dove vanno? Altri posti. Andiamo a vedere le moto, i motorini, è un disastro. I tre ruote, i CUR, chi li fa? Nessuno. I motorini e le moto che ci sono in giro, il 90% non sono regolari, neanche uno. E le macchine non ne parliamo, forse abbiamo il 50% che non sono regolari. Però
la coscienza di chi firma manda in giro le macchine che non sono idonee, e queste abbiamo le prove. Io con la motorizzazione ci collaboro, ci lavoro, sappiamo nomi e cognomi, mi fa piacere di questo progetto, però l'attenzione è che il cervellone non è in grado di ricevere queste fotografie, perché manca tutti i software, manca un casino di roba. Per cui io so che anche verranno aperti dei corsi, perché questi strumenti devono essere, non sono complicati per uno che lavora sui computer, però lì non si tratta più solo di computer, ma si tratta di dire il computer che dice se la macchina va bene, non è più l'operatore. Per cui bisogna fare dei corsi, non so se l'istituto voi o la motorizzazione, io ho già fatto la richiesta tramite le associazioni e più associazioni di fare dei corsi, perché tanti operatori sono disponibili per accettare questi corsi, altrimenti verrà fuori un casino, le macchine rischiano di far chiudere i centri, perché l'operatore è responsabile, attenzione, se non fa il corso mi dispiace, però anche chi io con la motorizzazione litigo sempre, perché facciamo le riunioni. Non si può, la motorizzazione di Milano indica un corso e insegna in un modo, Varese ne insegna in un altro modo, Pavia in un altro modo, cioè io le partecipo a tutti i corsi e io lo vado proprio per dirgli perché Milano ha detto così, Pavia ha detto così, Novara dice così. Io non vado a sindacare Roma, cioè mi dispiace, perché anche i revisori, cioè quelli che fanno le revisioni, i responsabili, a volte io nella riunione uno fa un modo, l'altro fa in un altro modo, bisogna che sia una cosa unica come dice lo Stato, questo è il problema. Io vi ringrazio e buona domenica a voi. Volevo rispondere per quanto riguarda il discorso delle... Sono concordo con lei sul fatto che il NET2, cioè MCDC2, questo protocollo di comunicazione non l'ha voluto il Ministero e né tantomeno i costruttori, ma è stata un'esigenza dettata purtroppo dal fatto che non tutti si fanno le revisioni come vanno fatte e purtroppo non ci sono i controlli. Perché? Vuoi per il personale e vuoi perché comunque un controllo della motorizzazione può essere un controllo non troppo tecnico per ovvi motivi, ma senza nulla togliere, voglio dire, però non può entrare a volte in un merito troppo in profondità di come deve lavorare un opacimetro, un analizzatore, un banco freni, entrerà nel merito del referto come giusto che sia, ma più di tanto non è che possiamo dargli la colpa. È naturale, a volte è anche colpa dei costruttori, non è che ci tiriamo indietro, è anche stata colpa nostra o diciamo parte della nostra categoria che pur di vendere ha aperto i limiti, ha fatto di tutto e di più. Oggi torniamo tutti coi piedi per terra, visto che la responsabilità delle attrezzature torna in mano al costruttore, infatti l'operatore deve lavorare, è sempre lui il responsabile della revisione, ma la deve fare come richiede il software dell'attrezzatura omologata con una firma digitale del costruttore, per cui comunque il costruttore è responsabile di quel referto insieme al responsabile tecnico che lo fa e non si scherza più, ok? Sono d'accordissimo su tutto il suo, diciamo, ragionamento. L'unico discorso dei corsi, purtroppo i corsi come tante cose in Italia vengono appaltati a volte a enti esterni. All'interno di questi enti esterni ci sono dei formatori e le prove pratiche devono essere fatte in un centro, per cui la differenza che dice lei è dettata sostanzialmente dal poter fare le verifiche, cioè la parte pratica, il centro che ha l'attrezzatura blu o quello che c'è la verde o quello che c'è la rossa o quello che c'è la grigia. E per cui purtroppo questo è un limite del corso del responsabile tecnico che andrebbe fatto in un centro uguale per tutti, sono d'accordissimo, ma soprattutto bisognerebbe toccare il modo e come bisogna fare la revisione, non a seconda del tipo di attrezzatura che hai la devi fare così o cos'ha. Vedrà che da domani, da N2, i corsi sono tutti uguali perché l'attrezzatura lavorerà tutto uguale, che sia verde, rosso o blu. Per cui si torniamo e si vedranno i limiti dell'attrezzatura, ve l'ho detto prima, non per spaventarmi, ma è la realtà delle cose. Lavorando tutti uguali, lavoreremo tutti nella stessa maniera. La prova degli HC residui di un analizzatore, tutti gli analizzatori la devono fare e la devono fare corretta.
Le prove di tenute vanno fatte, non che premi F12 e F1 contro l'altra salti. Ok? Questo è il limite attuale, anche dell'attrezzatura, e questo viene assolutamente azzerato. Volevo aggiungere solo una cosa che riguarda il cervellone, diciamo così. Ci sono state difficoltà, vero, in passato. Volevo solo informarvi, perché è giusto farlo, della esperienza recente, come dicevo, dell'installazione di centri MCTCN2, quindi aggiornati nel PC prenotazione e poi nel PC stazione. E devo dire la verità, l'esperimento, chiamiamolo così, è stato molto positivo. C'è ancora un problema che va risolto, ma è stato visto venerdì, che riguarda i ciclomotori, soltanto i ciclomotori. L'acquisizione da parte del CED di Roma dei file che riguardano questo tipo di prova. Sono già stati informati, quindi ci aspettiamo una risposta molto veloce nei prossimi giorni. Per il resto invece i file che sono stati passati, che sono stati fatti test su autoveicoli, tricicli, quadricicli, motocicli, sono stati tutti positivi. Problema nostro, che abbiamo lì dei dipendenti che noi dobbiamo pagare, sono lì a fare niente, fanno delle giornate lì. Però mi rivolgo al file nuovo che lei sta dicendo, sono sicuro che da Roma, perché sono anch'io in contatto, mi dicono che il file che hanno preso, stanno prendendo, non è sufficiente caricare quei numeri che sono usciti. Questo è il problema, che andiamo ancora, forse, speriamo di no, a caricare queste foto, che non tutti, se lei ne ha parlato, lo saprà. Il fatto dell'ingrandimento, dei colori, i file non riescono a riprodurli. E questo è il problema, che ci mettono ancora il bastone fra le ruote, di fermare i centri di visione, capisci? Perché noi abbiamo... Scusi se la interrompo, però secondo me ha qualche informazione sbagliata, perché... No, io ho detto me lo auguro. No, lo siamo tutti consapevoli che il portale abbia dei grossi, gravi problemi. Esatto. È stato anche fatto in modo che questi problemi vengano bypassati dal poter fare la revisione comunque, per cui il centro non si blocca. E se non funziona... Come fa lo stesso? Lo fa lo stesso e fa tornare a montare l'etichetta appena si riapre il centro. No, non lo riceve, scusi. Come non lo riceve? Se io inserisco i dati, Roma non me li accetta. Come non li accettano? Non li accetto. Ma le circolari che ha fatto uscire la motorizzazione, secondo me conviene che gli dia una lettera, perché non è proprio così. Scusate, non è che solo il nostro centro, perché mi telefono e mi dico funziona il tuo. No, ma se non funziona il portale, non è che funziona, non funziona lei o non funziona lui o non funziona genericamente, non funziona nessuno. Ma siccome a luglio dell'anno scorso, se non ricordo male, cosa vuol dire lei, che non arriva l'etichetta è un altro discorso, sì. Ma non inserisce addirittura il portale. Se il portale è bloccato... E qui abbiamo un problema del portale, discorso. È il problema delle foto. Il problema delle foto non c'è. Speriamo. No, non c'è. Scusate, posso mettere davanti i buoi prima del carro? Il problema delle foto non c'è. Glielo garantiamo noi perché stiamo facendo le prove da un anno mi fa e secondo piacere me che me le prove dici, delle foto non c'è. Non è che mi il problema del portale è un altro discorso, siamo d'accordo. Questo... che abbiamo avuto dei problemi col portale. Adesso qui Roma mi dice che abbiamo questo problema. Ma Roma, a seconda di chi parla, dice una cosa, poi ne dice un'altra, Cerchiamo a volte di non mettere benzina. No, io vi ringrazio che mi confermate, saranno contenti anche tu. Noi è tre anni che facciamo presentazioni e che... Giustamente, come dice lei, a volte c'è quello che mi dice, c'è quello che fa. Vediamo la realtà delle cose. Se hanno rilasciato, la riprova qual è? Che una settimana fa hanno rilasciato le chiavi pubbliche dei software. Allora, fino a una settimana fa ci potevano essere mille problemi, ma se sono uscite le chiavi, questi problemi sono stati risolti. Se no non si partiva neanche adesso e non saremmo qua. Io perché l'abbiamo detto tante volte, partiamo vi ringrazio delle vostre belle cose e del vostro impegno, grazie a lei. Scusate, è arrivato mezzogiorno, è l'ora dello spezzo. Allora ci teniamo in maniera particolare a ringraziare
come vedete dalla slide, la provincia di Varese e la motorizzazione civile di Varese, perché ci hanno concesso il patrocinio per questa giornata. Poi magari vado a leggerli velocemente, tu Daniele falli pure girare. Ringraziamo anche tutte le province e le motorizzazioni che sono state coinvolte nella giornata odierna, e tante hanno anche partecipato, quindi la provincia e la motorizzazione di Milano, di Como, di Lecco, di Sondrio, di Pavia, di Novara, Verbania, Vercelli e Alessandria. Ci teniamo in maniera particolare anche a ringraziare i nostri tre relatori di oggi. Un applauso cumulativo per Gianluigi Orzi di Bosch Automotive Service Solution, Michele Bertozzi di Vamag, Andrea Dalisca di Decra, poi tutti coloro che hanno partecipato nella giornata odierna, che hanno contribuito allo svolgimento e quindi sono LG Communication, l'Alambicco, che invece sarà quello che ci fornirà poi il ricco spritz buffet, come è stato definito, Sunrise Media, QD Design, e tutti, soprattutto tutti voi che siete intervenuti oggi, e tutti i collaboratori e lo staff di Tecnosense. Grazie per essere stati con noi.